turisti, per le attività turistiche, ma, e per gli altri. Ma dai fiori passiamo direttamente alla primavera. Beh, bene, direi... bene, passiamo subito alla grande, al primo intervento qui a Terza Pagina Magazine, e vediamo il benvenuto, prego Enrico. Buonasera, presenteremo questa sera un artista che io letteralmente adoro non soltanto perché ho prodotto qualcosa di lei, ma soprattutto perché è un personaggio importante nella scena romana, un personaggio che da tanto tempo fa tante cose che sembrano apparentemente piccole, però se poi noi vediamo il suo curriculum è un personaggio incisivo, che fa delle cose alternative, che finalmente lo dico perché il primo provino che ho fatto di questa cantante l'ho fatto io, e si chiama Bang Bang, una cover, è un personaggio tutto tondo che finalmente si presenta come cantante perché ha un grande talento, ed è Lilith Primavera. Sì, prima di dare il benvenuto a Lilith Primavera, eccoci qua, l'abbiamo sentita in sottofondo. Prego Enrico. Lilith, perdonaci se ti abbiamo interrotto. Buonasera. Cosa? Ma buonasera. È un piacere per me stare qui con voi. Ma è che così non sentivo bene, non avevo capito che cosa stesse succedendo, ma a quanto pare avete lanciato. Abbiamo mandato il video. Io vorrei dire, e poi ti lascio parlare perché parlo tanto di te, perché ho molta stima per te. Questo video è reciproca. L'ho girato io. E ho trovato di fronte a una camera una modella capace di stare con una sola luce senza ritocco, ed è una delle più belle donne oltre che artista che abbia mai conosciuto. Comunque Lilith, allora... Enrico, sei stato preziosissimo nell'ideare questo video, perché non è da tutti comunque avere un'intuizione così forte. Credo che abbiamo fatto veramente un bel video, un bel lavoro, siamo tutti contenti. Sì, Nicolò molto. Si è occupato della comunicazione con qualche ufficio stampa. Quello che volevo dirti, allora, qui nasce Lilith Primavera, performer che tutti conoscono soprattutto a Roma, in Italia, ma anche fuori. E qui nasce Lilith Primavera, cantante. Quindi qui il tuo primo singolo è un singolo che tu hai scritto, che appunto si chiama Amami, giusto? Mm-hmm. Raccontaci è di com'è. Singolo... Sì, è un singolo che ha voluto Manuel Cascone, un producer, musicista, cantante con cui ho avuto modo di girare un po' l'Europa a tempo orsono, e che poi mi ha proposto questa canzone. Ho scritto il testo, lui la musica. E che dire, tu mi lusinghi cantando le mie lodi? Io so di essere un artista di nicchia che viene dall'underground. Per oggi fortuna, sì. non so quale termine sia più appropriato, se esista ancora l'underground o no, però questo è quanto. Beh, diciamo che tutti reputi di nicchia, però sei una che scava sempre il solco, che è sempre lì, che è in tutte le situazioni importanti, semplicemente perché non sei con una major, possiamo dire che sei di nicchia, ma comunque questa canzone, per esempio, ha oltre 30.000 visualizzazioni reali su YouTube, reali, questo lo sottolineo, ed è una canzone che tanta gente ha ballato nei club romani, sì. Quindi un pezzo che è veramente remixato da nomi anche importanti, lo conosciamo tutti. E questo pezzo ha aperto la tua carriera come cantante, e adesso tu stai registrando un album che avrà una decina di brani circa, che si è aperto con una trilogia, tre brani con tre video diversi che però fanno parte di una stessa storia legata da incontri di chat. Raccontaci di questi tre brani e di questi video. Sono andata l'anno scorso a Sanremo e ho fatto le sigle per una trasmissione di quelle esterne al circuito ufficiale, che però era presente lì sul territorio, e è stata fruita in tutta Italia con le sigle che ho portato io, e una di queste canzoni era proprio la sigla, si titola Goodbye My Lover. E poi è uscita Tabù immediatamente dopo, era il 14 febbraio 2020, e l'8 marzo 2020 è uscita Molto. Quindi queste tre canzoni insieme fanno parte di una trilogia che ho fortemente voluto uscisse tutta insieme, così, perché i videoclip realizzati da Cristina Ducci
raccontano una storia e quindi va visto primo videoclip, secondo videoclip, terzo videoclip per avere questo racconto. È un racconto d'amore, è un racconto di social, è un racconto di incontri virtuali, è un racconto di incontri reali, è un racconto di fiori e di musica. Beh, anche questo è innovativo, perché il concept, prima si facevano i concept album, adesso si fanno i singoli, usa e getta e basta, è comunque un azzardo, cioè riuscire a fare tre video che sono collegati tra di loro, che mi piacciono molto tra l'altro, sono molto azzardati, è una cosa oggi molto innovativa. Tu hai fatto anche un quarto singolo. Sì, questo è uscito più recentemente, dicembre 2020, e si intitola Polvere e Pelle. E mi accompagna la fascinazione di Romain Gary, che ha ispirato alcuni versi della canzone, La vita davanti, e anche le mie esperienze notturne tra festa e occhi, che non posso e non voglio dimenticare. Aspettando di andare a festeggiare di nuovo tutti assieme, yeah! Beh, di notte noi ti abbiamo sentito anche intrattenerci con una rubrica molto importante a Radio Rock, che è stata una bella esperienza, sì, per te. Molto, come autrice, sì, è stata, va bene, voi sapete che Cicciolina ebbe una sua rubrica radiofonica un po' piccante tempo addietro. Io ho voluto un po' omaggiare quella modalità di fare radio, però naturalmente ci ho messo dentro tutte altre robe, e come autrice è stata un'esperienza super divertente, anche come speaker Radio Rock, cornice perfetta, esperienza finita, vediamo magari di proporre qualcos'altro un domani, perché comunque la radio mi piace tanto, boh. Beh, sì, sei molto portata per la radio. Ti faccio un'altra ultima domanda. Con Cristina, tu hai fatto anche un documentario, corretto? Il documentario, forse di cui parli, è L'Infa, sì, di Carlotta Cerquetti. Di Carlotta Cerquetti, perdona, che parla esattamente, sì, di cosa? Dell'underground musicale al femminile romano. È un film documentario che ha girato molto e che oggi è disponibile su Prime. E su, quindi chiunque fosse curioso di vedere che cosa accadeva un paio di anni fa a Roma a livello di musica e di scena al femminile, può andare su Amazon Prime e prenderselo. Mi consentite di dire l'ultima cosa? Lilith è un'altra, è un personaggio veramente solido e anche un attivista, e questo vorrei che lo dicessi, sì, esattamente te, perché è una persona che si batte per i diritti. Ma sì, io credo che sia importante non perdere di vista poi le cose che servono anche politicamente. Sono un'attivista LGBTQIA+, io sono una donna nata maschio e quindi mi rivendico tutti i modi di essere, e anche attraverso la mia presenza su situazioni di territorio, nazionale, locale, politico, io ci sono. E questo è importantissimo. Non una di meno continuo a fare attività e io sono stata ben contenta più volte di supportare e di esserci. Grazie Lilith. Una domanda da parte di Niccolò, che ancora non ha aperto bocca. Che è successo? Ciao Niccolò. Ciao, buon pomeriggio. La mia domanda, ciao, è la seguente. La sensualità è una delle parti caratterizzanti del tuo personaggio, il tuo stare fra il pubblico e anche di fronte a uno specchio. Ecco, che cos'è per te la sensualità? Guarda, come ti dicevo, mi rivendico tutti i modi di essere donna e penso che faccia parte... anche la sessualità in qualche modo, no? La sensualità poi non è l'unico modo con cui mi racconto e con cui mi piace giocare, però sicuramente è uno dei modi che mi ha divertito di più. E quindi la sensualità uguale divertimento, intesa proprio come capacità di saper veramente creare nuovi mondi, nuove realtà di fronte agli occhi delle persone. Grazie Lilith per essere stata con noi. Ok, grazie ancora. Grazie Lilith di essere stata qui con noi a Terza Pagina Magazine, e noi, ciao, continuiamo ad ascoltare Amami.